Buongiorno a tutti, oggi andiamo a parlare assieme della nuovissima Vanrise LDR Ultegra, perché ho avuto l'opportunità di provarla e ve ne volevo parlare, perché è una bici per il prezzo che ha, merita molto, soprattutto per delle persone ben specifiche, perché la bici costa 1.299 euro. È una via di mezzo tra alluminio il telaio e carbonio la forcella, ma poco cambia quello, ma è equipaggiata di un Shimano Ultegra R8000, che è un gran cambio, è il secondo nella scala di Shimano, perché troviamo Shimano Durace meccanico elettronico, Shimano Ultegra meccanico elettronico e Shimano 105. Difatti lo troviamo proprio là. E questa cosa di trovare questo cambio su sta bici è fenomenale, perché è un cambio che ti dà molto rispetto a un cambio di bassa gamma. Difatti la bici costa 1.299 euro e troviamo un cambio di sto genere che di listino lo troviamo all'incirca sui 700 euro più o meno. Di solito troviamo 600, 700, 800, ma all'incirca lo troviamo sui 700 euro, quindi una gran cosa. Parliamo del telaio. Il telaio pesa 1.470 grammi all'incirca, non pesa tantissimo in più rispetto a un telaio in carbonio e per un chilo in più non ci cambia molto, credetemi. È fatto di un alluminio di alta qualità, la forcella la troviamo in carbonio, quindi lei è leggera, e troviamo una sella e un manubrio Van Rysel che vanno molto bene provandoli, delle ruote Fulcrum Racing 4 che, utilizzando la bici, ti danno quel qualcosa in più, perché sono molto scorrevoli e andando soprattutto in pianura non ti accorgi che è una bici che pesa 8 kg. Anzi, anche in salita provandola mi sono trovato veramente molto bene, anche se pesa 8 kg, ma voglio dire, risparmiamo un chilo sul corpo, mangiamo un po' di meno, siamo là, poco non ci cambia. La cosa che ci farà andare molto bene in salita è anche i rapporti. Difatti troviamo un 50-34 davanti, io essendo abituato a un 52-36 ho sentito molto la differenza in salita, e i rapporti dietro abbiamo un 11-32. Avendo un 34-32 si può andare veramente dappertutto, in tutte le salite, anche quelle più dure. E diciamo che il chiletto che c'è in più per la bici, come è assemblata, non te lo fa pesare in salita, perché abbiamo una rapportatura che ci fa andare ovunque. La bici è una bici endurance, quindi non è una bici fatta per correre molto, ma è una bici fatta per fare molta strada in tranquillità, e l'importante è che è comoda. Difatti la cosa che ho notato su questa bici è che è una bici comodissima. Rispetto alla stessa bici in taglia M abbiamo una pipa un centimetro più corta. Questo ci fa essere più raccolti e allo stesso tempo più comodi. Poi dipende come siamo abituati, ma l'utilizzatore che andrà a comprare questa bici, questa è una cosa che va a cercare, perché non va a cercare una bici che è lunga, che è troppo estremizzata come una bici performance, ma va a cercare una bici che è molto comoda. Difatti questa è molto comoda. Andiamo a parlare del cambio, che la valorizza moltissimo. Difatti troviamo il Shimano Ultegra R8000, come ho detto prima. Questo, oltre a dare una cambiata di alto livello, perché ha la stessa tecnologia del Shimano Durace, pesa leggermente in più, ma questo a noi non cambia. Ha una cambiata perfetta, ha una rapportatura molto ampia che ci fa andare ovunque, e i freni sono stati fatti con una tecnologia che ci consentono di frenare anche solo con un dito, quindi è molto simile a un freno a disco idraulico, e in discesa dove dobbiamo frenare, questa è una cosa che ci aiuta moltissimo. Difatti utilizzando proprio questa bici senti proprio che sia con le ruote, le Fulcrum Racing 4, che con questo cambio Shimano Ultegra, ti dà proprio quel valore in più che non fa pesare il telaio, che è in alluminio. A chi è rivolta questa bici? Questa bici è rivolta a una persona che non gli interessa molto di andare forte, ma vuole farsi delle uscite, vuole farsi delle belle uscite, anche lunghe, senza andare a pensare a andare forte. Proprio per le caratteristiche che vi ho detto prima, una bici molto comoda e può essere utilizzata da tutti. Possiamo farci dei tragitti molto lunghi, e per la persona che non va a cercare il chilogrammo in più, quel mezzo etto in più, questa è perfetta, grazie anche al suo prezzo, perché difatti con 1.299 euro ci portiamo a casa una bici con Shimano Ultegra completo e delle Fulcrum Racing 4. Se facciamo il calcolo dei due, il telaio è praticamente gratuito, perché più o meno 700 più i 300-400 euro che costano quelle ruote, a intuito
forse costano pure di più, forse un attimo di meno, e con i 1299 euro ci stiamo dentro. Difatti può essere secondo me molto sottovalutata questa bici per chi non la va proprio a guardare, non la va a provare. Può essere rivolta a qualcuno che sta ricercando la sua prima bici proprio per il prezzo e per le caratteristiche che ha, perché avvicinandoci con una bici di questo genere poi ci porterà magari a volere un qualcosa di più, qualcosa con qualcosa più leggero, oppure il contrario come vi ho detto prima. E questo è quello che vi volevo dire in merito a questa bici che ho avuto l'opportunità di testare. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, mi raccomando, è gratuito, non ti costa niente e mi supporterai. E spero che questo video ti è piaciuto e ti ricordo di lasciare anche un like e mettere la campanellina se ti sei iscritto, ma spero proprio di sì. E io ti saluto e ci vediamo alla prossima.